Tanto non penso che Di Bella abbia dato nessuna strigliata, penso abbia detto solo che bisognava dare di più, dato che dopo il primo tempo stavamo 3-0 per loro. Ma è stata una partita dove ci sono stati una serie di episodi molto ravvicinati che hanno stravolto la partita. In 7 minuti stavamo sotto i 3-0. E da lì poi la partita è cambiata, perché comunque non. La squadra non era. Stiamo qui a parlare sempre delle stesse cose, non è scesa male, però se 7 minuti fatti male hanno compromesso una prestazione, una partita. Poi nel secondo tempo si è cercato di reagire in maniera più d'orgoglio, ecco, perché potevamo pigliare il quinto, ma poi abbiamo fatto il 4-2, potevamo fare il 4-3, lì poi non si sarebbe capito più niente, nel senso poteva uscire un'altra partita. Però quei 7 minuti hanno condizionato la partita in maniera, credo, irreversibile, nel senso che difficilmente vai a Benevento sotto di 3-0 e puoi cambiare la partita. Questo è un problema oltre che di contraccolpo psicologico, cioè prendere l'1-2 in 126 quando è pesante per tutti, ma anche di motivazione, mi spiego. Può mancare un po' il mordente nel rispondere subito alle botte prese agli avversari in virtù del fatto che il campionato non propone obiettivi concreti. Questo non ti parlo personalmente, non penso possa accadere perché parlo per me, perché e poi penso di fare le veci della squadra, nel senso che non credo che, prendo l'esempio, il secondo gol di Jurgen che ha perso quel contrasto, che lui lo volesse perdere, penso che non è così, cioè nel senso sono stati degli episodi. Non parliamo di giocare contro, però parliamo di reazione della squadra che arriva un po' Ah tardivamente no, sai, il primo rispetto gol è al. stato una punizione che è rimasta lì, la palla ha tirato, ma ha preso a me, hanno fatto gol. Cioè un gol se noi poi stiamo ben attenti la partita si può giocare perché la stiamo giocando. Poi dopo 100 secondi prendi il 2-0 su una ripartenza dal portiere, ecco già lì sono episodi che sono evitabili e dobbiamo evitare perché abbiamo sicuramente dei limiti e non possiamo permetterci di regalare ulteriori situazioni agli avversari, nel senso per una palla o un rilancio del portiere non possiamo prendere gol, almeno noi non possiamo permettercelo, ecco, perché poi andare sotto 2-0 poi ci comporta, fa fatica a ribaltare il risultato, perché anzi, no, come fai vai a Benevento 3-0 sotto e diventa tutta un'altra storia, poi la partita è cambiata, non era più quasi quasi un reagire, ma pure non in termini di risultato, pure con un po' di carattere, di tutto, nel senso non ci stava bene questo 3-0 preso in 7 minuti, per questo, però la partita si è messa così, cioè una deviazione, se devo guardare i gol, sono una deviazione mia, un errore individuale che ha fatto Jurgen e poi una punizione che non c'era, vista più volte, protestato pure in campo, che ha dato e la palla è passata in mezzo alla barriera. Non, cioè, sono tre episodi che poi, infatti, questi qua sono stati gli episodi fortuiti, diciamo, che però hanno compromesso la partita in maniera decisa, ecco. Parlando invece di te, avevo sempre un rendimento al di sotto rispetto a quanto visto lo scorso anno, mi pare entrare in linea purtroppo con il resto della squadra. Da cosa può essere dipeso? E poi ti voglio chiedere, visto che facevi parte del terzetto dei giovani più promettenti con Molina e Dez lo scorso anno, cosa senti vedendo loro ora in Under 21 e te a Barletta? No, io penso che loro stiano meritando tutto quello che stanno facendo. Io la mia decisione di tornare a Barletta l'ho voluta fortemente perché fino all'ultimo giorno il presidente Foti non mi voleva mandare, mi voleva tenere a Reggio Calabria. La mia volontà di venire a Barletta era perché fondamentalmente è il primo anno che posso fare
35 partite, 30 partite, quelle che sono, e fare un anno fatto tutto completo. Penso che ne possa giovare io per la mia crescita e il Barletta. Questa è stata la mia scelta. Poi che il calcio dia grossi meriti a Molina e Dezzi, e io sono contentissimo. Il fatto che noi stiamo andando un po' meno male, la cosa mi può... Cioè, nel senso, non sto qui a pensare, cavolo, era meglio se restavo a Reggio, magari avrei fatto la stessa roba io. No, penso che quello che ho fatto, la scelta che ho fatto, ne sono contento e ne sono consapevole di quello che ho fatto. E l'ho voluto con grande consapevolezza, quindi questo qua è per quanto riguarda il mio rendimento. Penso che debba giudicare la gente da fuori. Tu dici che io sto andando al di sotto di quello che erano le aspettative, accetto quello che tu dici. E no, sicuramente non è, stiamo giocando in maniera diversa dallo scorso anno. È più che una andare a vedere l'andamento dei singoli, sarebbe più giusto adesso analizzare l'andamento di squadra, come dici tu. In una squadra che magari non va bene, siamo penultimi, dici tu, ci sono sempre quelli che fanno un po' meglio, un po' meno bene. Però non me la sento di dirti come mi giudico o non mi giudico, ecco. Sto migliorando sotto certi aspetti che devo migliorare. Non posso dirti che sono contento di quello che sto, contentissimo di quello che sto facendo, perché penso che se la squadra vada meglio, Camilleri va meglio, se è la cosa è viceversa, cioè nel senso, se Camilleri va meglio, la squadra va meglio. Camilleri, Prento, ho visto la partita Benevento, perché ero allo stadio, e sul 3-0 mi è sembrato quasi che i giocatori del Benevento giocassero in punta di piedi. Faceva rabbia questo fatto. A chi è che non fa rabbia? Se però capisci che è una situazione che ti trovi da. Cioè, noi siamo andati allo 0-0 a giocarci la partita, un 3-0 per loro, che è stato proprio veloce, nel senso, 6 minuti, 7 minuti è stato. Ci faceva rabbia perché fa tutti che il tiki-taka, no? Passaggini, passaggetti. Però in una situazione del genere penso che bisogna stare attenti, perché si può incorrere andare a fare un fallo stupido e spezzare la gamba a un giocatore del Benevento. Credo che non abbia portato bene né beneficio né a noi né a loro, capito? In questo senso, cioè, può fare rabbia, però fortunatamente abbiamo tenuto un po' la testa sulle spalle, perché andare a fare un fallo e farci squalificare la partita dopo, come per Pontedera o cose varie, non aveva senso. In questo senso sì, ci ha fatto rabbia. Per quanto riguarda le prestazioni, hai detto che bisogna guardare l'intera squadra piuttosto che i singoli, e quindi, visto che noi riteniamo che le prestazioni tue quest'anno siano al di sotto rispetto alla scorsa stagione, tu ci hai detto che può essere una conseguenza del fatto che comunque l'intera squadra che non sta girando in questa prima parte. In conseguenza di questo, hai mai pensato, dopo tutti questi risultati negativi dall'inizio della stagione, di abbandonare la barca che affonda del Barletta? Intanto non sto scaricando le mie responsabilità sulla squadra, attenzione. Quello che faccio io, le mie prestazioni sono le mie prestazioni. Poi penso che se la squadra fa bene, ne giova Camilleri e tutti gli altri. Se la squadra fa male, fanno male tutti. Per la domanda che mi hai fatto, mi scusi, poi mi hai detto se a gennaio posso. Hai mai pensato di abbandonare il Barletta? Se ti è venuto anche per solo per un momento? No, non esiste una cosa del genere. Penso che è un progetto che io ho sposato a inizio anno, l'ho voluto fortemente io, e non sta proprio nel mio carattere abbandonare la barca mentre. Non credo che stia affondando, intanto, però in questo senso qua, abbandonare la barca a gennaio e andare via per. Non fa parte del mio carattere, penso che nessuno dei miei compagni l'abbia pensato. Cicco, sì. Volevo rivolgere una domanda un po' particolare. Una settimana fa c'era il presidente in conferenza stampa e ci parlava di una visita a voi che ha fatto precedentemente la partita con il Benevento, in cui vi chiedeva un approccio diverso alle partite, e soprattutto se c'erano delle eventuali mille marce all'interno dello spogliatoio, di isolarle e di remare tutti nella stessa direzione, cioè per il bene del Barletta.
Voglio chiederti se effettivamente come vanno le cose all'interno dello spogliatoio e se le parole del Presidente vi hanno effettivamente spronato a dare qualcosa. Però il Presidente ci hanno spronato, sì, però venirsi a dire che le parole del Presidente ci hanno spronato dopo un risultato come quello di Benevento, dove stavamo sotto di 4-0, poi abbiamo fatto un 4-2. Tu mi puoi dire, mazza, come ti hanno spronato, capito? Però non è stato così, perché Benevento per me è stata una partita piena di episodi e sfavorevoli a noi, ecco. Per quanto riguarda lo spogliatoio, penso che ognuno stia remando nella stessa direzione dell'altro, del compagno, quindi non penso che ci siano mele marce, non penso che qualcuno stia remando in direzione opposta, ecco. Precisamente lui cosa voleva dire? Perché io penso che a marzo l'anno scorso abbiamo avuto un cambio di risultati, di rendimento significativo, nel senso che ci siamo salvati da quelle le ultime 10 partite, penso, no? 10-12 partite, non me ne ricordo bene adesso. Comunque non perdevamo più una partita, a parte l'episodio di Pagani, mi sembra, sì. Lui penso volesse dire questo, nel senso che la squadra ha avuto un cambio di rotta importante, perché prima non si vinceva una partita e dopo invece facciamo fatica proprio a perdere. Penso voglia dire questo. Speriamo di darlo pure noi quest'anno un pochettino prima. Marzo sarebbe troppo tardi quest'anno, dato che non ci sono obiettivi nella bassa classifica, no? Quindi speriamo di darlo fin da subito, fin da domenica, perché la volontà c'è, stiamo lavorando, ovviamente con i nostri limiti, perché è ovvio che una squadra che sta in fondo ha dei limiti. Però penso che solo lavorando e continuando a lavorare come stiamo facendo, possiamo tirare. Noi ci siamo entrati in questa situazione e noi ci tireremo fuori, riagganciandomi pure alla domanda che mi ha fatto lui di gennaio, non ci penso nemmeno minimamente. Senso, ci siamo entrati noi in questa situazione e penso che ne usciremo noi con le nostre forze, sperando già da domenica. Abbiamo una prova importante contro una squadra neopromossa che c'ha entusiasmo e c'ha pure delle buone individualità. È una buona squadra, sta sopra, quindi voglio dire, qual è il banco di prova migliore per provare a uscirne fuori, ecco. Io credo, ci credo, perché non ho visto, nel senso, abbiamo delle difficoltà, ovvio, no? Non stiamo a raccontare qui le bugie, però si può fare, si deve fare, perché possiamo fare meglio di quello che stiamo facendo. Cioè il mister, mi sembra la settimana scorsa o qualche giorno fa, ha parlato di 5-6 punti in meno nella classifica. Beh, io ci credo, lo penso pure io questa cosa qua, perché gli episodi in questo momento ci dicono male. Io credo che possiamo e dobbiamo fare meglio. Questo qua è quello che credo. Con i nostri limiti che abbiamo, che ci riconosciamo, che ci stiamo lavorando. Però penso che si può fare meglio. Ma quando parli di limiti, parli di che tipo di limiti tecnici? Pro limiti, sì, tecnici, tattici. Parlo di limiti che può avere una squadra che è giovane, che c'ha fuori giocatori importanti. Parlo di Riccardo, parlo di Lamantia, parlo di gente che abbiamo perso all'inizio dell'anno e che ci ha dato una grossa mano. Parlo di tutti i limiti che si possono avere in una squadra che deve crescere singolarmente e di gruppo. Parlo di una serie di limiti che noi ci siamo guardati e ci siamo riconosciuti. Non, quello è il mio ruolo, penso, più che mi piace, più idoneo a me, penso, no? Però a 4 non avevi nessun tipo di difficoltà, ma l'abbiamo fatto quando c'era da recuperare il risultato, tipo mi sembra Aquila, mi sembra pure domenica, poi ci siamo messi a 4, forse rischiando pure meno, no? Giocando più uomo a uomo, però qualcosina
Ah, queste sono scelte che farà il mister in funzione penso dell'avversario oppure di domenica. Vedremo se sceglierà di cambiare o meno qualcosa, ma non lo so, questa è una domanda che bisognerebbe fare al mister. Presidente, vabbè, è normale, lo vediamo più spesso, è un nostro punto di riferimento, lo era e lo è, nell'ultima settimana si è fatto vedere più di una volta, quindi l'abbiamo rivisto, diciamo, però il Presidente ha fatto delle scelte che ovviamente tutti rispettiamo e niente, noi sicuramente se ci poteva dare una mano in più, facendosi vedere tutto, a noi è un punto di riferimento per noi il Presidente, è ovvio che ci viene a mancare un punto di riferimento, continuiamo a lavorare come stiamo facendo e tutto, non cambia assolutamente il nostro modo di lavorare o il nostro modo di scendere in campo la domenica, però era una presenza importante per noi, certo, è una presenza importante quando viene a trovarci, è venuto la scorsa settimana due volte, quando lui sente di darci di spronarci, di darci gli stimoli, ci fa piacere a tutti, ovviamente. Se invece sul Ponte di Lavoro, come avete studiato questo avversario e cosa tenete in particolare di questa coppia d'attacco? Hanno dei giocatori importanti davanti che stanno fatto gol già quest'anno, l'anno scorso. Ci stiamo lavorando, oggi abbiamo visto come loro giocano, in che modulo giocano, e ancora domani faremo altre situazioni tattiche per studiare meglio loro, ecco, ancora da qua a domenica ci abbiamo da lavorare su di loro. L'ultima domanda che volevo farti è un po' per capire non il tuo futuro, ma la tua posizione che vale, tu sei in prestito con diritto di riscatto automatico o... No, ti sono preso con diritto di riscatto da esercitare. Sì. Quindi diciamo al momento è difficile guardare di più a 7 mesi, ma nella prossima stagione ti vedi più a Barletto o a Vitola, vista anche la situazione societaria dove... No, siccome è una situazione che ha fatto il Presidente, nel senso è un'operazione che ha fatto tutta il Presidente, le cifre, manco le cifre sono, non so niente, quindi... Ti direi una stupidaggine, è chiaro che se nel momento in cui il Presidente a fine stagione dovesse venire a mancare come Presidente, non lo so quando questa operazione si può fare, capito? Nel senso, è stata un'operazione sua, magari arriva un altro Presidente e dice Camilleri non mi piace completamente, non lo voglio. Cioè. Però comunque c'è l'obbligo di riscattare? No, c'è il diritto di riscatto della metà. Sì. State schierando, avete provato qualche altro schieramento per provare ad affrontare il Ponte di Lavoro, che comunque rimane una squadra che, pur essendo la rivelazione di questo inizio campionato insieme all'Aquila, sta accusando una leggera pressione domenica anche presso con l'Aquila in casa 3-2, insomma con una rimonta nel finale. State studiando qualcosa di particolare? No, stiamo vedendo con i nostri giocatori a disposizione come sopperire un'assenza di Antonio, quindi oggi abbiamo provato qualcosa, proveremo ancora domani qualcosa, penso che poi queste qua sono scelte che ovviamente c'ha il mister, penso che Gilo sta facendo le sue valutazioni, sta guardando, poi abbiamo Dejan che non ha ancora giocato dall'inizio, mi sembra. Vediamo come quale sarà. Sì. Sulle condizioni di Riccardo Legretti. Riccardo penso che tornerà con noi, forse con la nocerina in casa. Mi ha detto, parlando con lui, che sta molto meglio, che si sta allenando, sta recuperando la condizione, ma ovviamente per le ossa ci sono dei tempi che da rispettare, quindi penso che con la nocerina ci potrà dare una mano.